Ora ci stiamo avvicinando alla camera bassa del canale. Ogni camera ha una lunghezza all'incirca di 427 metri. L'acqua non è al suo livello finale, siamo a meno 3 metri. La prima cosa che faremo con le due paratoie che vediamo qui alla destra, che sono le paratoie della camera bassa, sarà quella di arrivare ad un livello di meno 2,4 per poi iniziare il movimento della paratoia. La paratoia funziona fondamentalmente come una nave, per cui abbiamo un tank che si trova sotto, che la farà galleggiare quando noi arriveremo al livello di meno 2,4 metri. All'interno c'è dell'acqua per poterla rendere stabile. Una volta raggiunto il livello corretto dell'acqua all'interno del tank, potremo iniziare a fare i movimenti. Al momento, in questa fase, stiamo inondando la camera bassa e la camera media. La prima fase è, come dicevo, a meno 2,4 metri, per cui solo queste due camere saranno inondate. La fase successiva, che sarà nella quale vedremo galleggiare anche le altre due paratoie, per cui avremo quattro paratoie galleggiando, che sarà a più 6 metri rispetto al livello del mare, avremo anche la camera superiore inondata e quindi rimarranno le ultime due paratoie, diciamo, in secco, che con la fase successiva poi andranno ad essere allagate anch'esse. Le plastiche sono in un materiale innovativo che è il polietilene ad alta densità. È il materiale attualmente uno tra i materiali più leggeri e resistenti al mondo, per cui sicuramente a livello tecnologico qualcosa di che non è stato utilizzato ancora molto nel campo delle costruzioni. Normalmente si utilizza per l'ingegneria biomedica o per le vele delle navi, e qui lo vediamo applicato appunto in questo caso all'interno del RSS, dove poi si muoverà la paratoia.